è stato un creatore, un ideatore. Oggi quando si parla di un telefono, si parla di un sommergibile, si parla di un elicottero, si parla di un mezzo di comunicazione di qualunque natura, oppure di una tecnologia, da un cuscinetto a un tornio, perché il mandrino ottocentrante l'ha inventato lui, noi troviamo l'immagine di Leonardo, o tantomeno la presenza di Leonardo. Le ragioni degli altri. Questo è il titolo del convegno su Leonardo da Vinci, ospitato dal liceo scientifico Francesco Redi e che il preside Grotti ha voluto inserire nell'offerta formativa per le classi quarte. Tanti i territori che negli anni hanno cercato di appropriarsi del ponte che Leonardo da Vinci ha scelto per lo sfondo della sua Gioconda, ma questo convegno nasce proprio per ricordare gli studi, per adesso i più accreditati, di Carlo Starnazzi, avvalorati nel 1999 dai maggiori esperti leonardeschi. Il ponte della Gioconda è quello di Ponte Buriano. La brigata degli Amici Uniti ha voluto organizzare questo convegno per ricordare un po' la figura di Carlo Starnazzi, che aveva sviluppato l'intuizione dell'avvocato Mafucci, per cui il ponte Buriano compare nella Gioconda. È un'ipotesi, naturalmente, ne sono nate tante altre, in questi ultimi tempi sono spuntati come funghi pretendenti al ponte. La nostra ipotesi di Starnazzi forse ha qualche carta in più, perché è stata a suo tempo approvata tutto sommato dai massimi leonardisti viventi nel famoso convegno aretino del 1999, quando si radunava ad Arezzo il gota degli studi leonardeschi, da Carlo Pedretti a James Beck a Martin Kemp e Zöllner e il professor Marco Cianchi. È la relazione del professor Marco Cianchi, I ponti di Leonardo, a ricordare ancora una volta che Ponte a Buriano è il ponte della Gioconda. Tutta la parte, per esempio, delle paludi pontine che lui voleva essenzialmente bonificare, oppure addirittura la zona del Valdarno che ripropone e riproduce con tutti gli elementi orogenetici e orografici, naturalmente, del terreno e delle rocce. Si dice spesso che nella Gioconda il paesaggio di fondo sia inventato. No. Io ho la possibilità di dimostrare che ogni parte di quei picchi, di quelle rocce, è realmente esistente e fa parte del coronamento del paesaggio che da Quarata vede verso Ponte a Buriano, Ponte Buriano, la natura circostante di fondo. Il ponte della Gioconda è il ponte a Buriano. Qui lo dico, lo testimonio e lo sottoscrivo. Tanti gli esperti che hanno dato il loro contributo a questo importante convegno, durante il quale è stato ricordato in particolar modo dal professor Massimo Ricci che questa bellissima opera d'arte va restaurata e tutelata.